Chicco, ma sei carico? No. E allora, visto che Chicco non è carico, benvenuti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi, più che altro, oggi e domani, siamo a un raduno veramente, veramente pieno di ignoranza. Sì, ovviamente sono in controluce, non fa cacare, ma chi se ne frega, questo video è brutto. Infatti non guardatelo, non commentate, non iscrivetevi al canale. Ma è brutto come, cioè, come te. Abbiamo un outfit veramente tutto bello e colorato. Ma che cagato, ma questo, cioè, ma fa schifo questa camicia. Ci siamo vestiti proprio osceni in modo tale da essere riconoscibili nella bruttezza. Siamo al raduno dei pandisti camuni, ma adesso vi faccio vedere un mezzo veramente sexy con un po' di slow motion tutto sexy. Dopo questi clip sexy, ragazzi, adesso andiamo nel cuore del raduno. Bene ragazzi, siamo arrivati un po' lunghi perché abbiamo dovuto cambiare le gomme e quindi stiamo già partendo. Non vi ho fatto vedere tutto il resto dell'altra ignoranza che c'è. Qui c'è il magico Chicco sexy guidatore, ma davanti a noi abbiamo già un po' di gente. Cioè, siamo scortati dalla protezione civile, ragazzi. Dietro c'è altra gente, tanta ignoranza. Eccolo. E adesso ragazzi si inizia veramente ad andare pesante con l'ignoranza. Ovviamente primo stop aperitivo. Inizia il primo pezzo di sterrato, ragazzi, ma la panda non teme un cazzo, guardalo. Senti come spinge il magico Chicco. Se ne sbatte di tutto. Non vuole nemmeno vivere lui. Salgono tutti come i gatti. Non servono neanche i 4x4. E non è ancora in 4x4. Ah, non è ancora in 4x4. Guardalo, non teme nulla. Magico lui. Che roba. Si va. Guarda come si va. E la GoPro è stabilizzata, ragazzi. E vi dico solo questo. Chicco sta soffrendo. No, ragazzi, è tostissima. Cioè, non dà l'idea, ma è tostissima, ragazzi. Tutta in prima, perché sennò non si fa. Guarda, pure col bobcat, nel caso ci tirano su. Dove cazzo sono andate adesso di qua? Sinistra, segui. Mamma mia. Ragazzi, è più difficile di quello che sembra, cioè è tostissimo. La GoPro purtroppo non fa vedere le pendenze, però oggi stiamo sexando la panda. Mamma mia, facciamo i bordi con gli specchietti. Giù nel fango e via. Tutto rumore stranissimo, adesso non voglio sapere cosa sia. Adesso però mettiamo giù la GoPro perché ci sono un po' di rumori, meglio star concentrati con Chicco. Beh ragazzi, questo è il raduno dei pandisti camuni. Mamma ragazzi, qui la macchina va a benzina e Chicco va a birra e blasfemia coi bovini. Mamma che manzi. Uè. Magia oggi, ragazzi. Magia, portami via. Sono per voi. Prima fermata, ovviamente molto apprezzata. Pieno di manzi italiani. Mamma che sexy. Stanotte Chicco è tutto mio. No. Mamma, tutte le età, tutte le sexitudini. Questo è il paesaggio bello manzo. Ovviamente grappa, birra sul tettuccio del pandino bello sexy. Aspettiamo solo pane e salame. E se ci viene troppa fame, lì c'è qualcosa di saporito. Prima abbiamo fatto un pezzo bello impegnativo, dopo la pausa col salame, e adesso si va in direzione aperitivo, quindi... Però ragazzi, compagnia sexy top e paesaggio veramente spettacolare. Speciale. Ma Chicco ogni tanto mi tocca il ginocchio. No. Che già stasera mi tocca dormire con te nel letto matrimoniale. Mannaggia te che mi hai detto tardi che venivi. Non è vero, mi dissocio. Non dir cazzate. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Il cielo è un po' nuvolo, però guardate che bomba di panorama che c'è.
Follia! Da 5 minuti aperitivo. Come, Chicco? Questa, cioè, ragazzi, Chicco ha già finito una bottiglia di grappa. E poi cos'è che ha l'altro? Ma lei beve e guida, signore? Ma mica siamo su strada. Scusami. Posso bere? Chicco è un Mauro napoletano, ragazzi. Adesso ci fermiamo qua per aperitivo. Adesso pausa aperitivo, bella pesante. Guarda che mezzo, tutto fashion. Opulenza. Aperitivo tattico. A dopo, Vic. A dopo. Finito. Buongiorno, guerrieri. Siamo qui oggi al raduno più bello della provincia di Brescia, della Lombardia, dell'Italia, dell'Europa. I fandisti a Muri. Balletto. No! Oh! Oh! Sexy! Vai, deboli! Mezz'uomini! Oh! Traversino! Leggero qua! Oh, qua si incomincia, eh! Guarda come si incomincia! Si incomincia, Dio! No! 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 Signor Chicco, no! Bello discesoso qua. Com'è? Pendenza del 10% almeno, con un po' di buchette. Com'è? Leggero, Chicco, leggero. Madonna. Guarda la ruota come flexa. Piano. Sennò qua andiamo giù. Va che fango. Mamma, bello fanghiglioso. Madonna. Guardate, ragazzi. No, raga, qua è per... cioè, solo per veri uomini qua. Ragazzi, qui c'è una pendenza del 15% in discesa, misto fango, misto ghiaia. Non è per No. Ma... che disagio, ragazzi. Io non c'entro, mi chiamo fuori. Sono una persona a modo. Ti muovi! C'è traffico. Se questo video non fa almeno 1000 like, ragazzi, siete delle brutte persone. Tu pensa agli animali poverini che abitano qui intorno, sentono tanta opulenza di ignoranza. Nella strada per andare al ristorante c'è tanto fango e lì è tutto fango. Si va. Spingila! Un attimo, aspetta. 1, 2, 3, via. Mamma, ragazzi, che fango. Mamma mia. Non ho sentito niente. Senza paura, ragazzi. Ancora un po' di fango. Cioè, ci arrivano gli schizzi qua. Cioè, vedi conto che chiodate cosa fa sta macchina. Cioè, ragazzi, il tassello di Chicco non teme nulla. Non teme niente. È niente. Pauroso. Siamo a pranzo, organizzato da tutti i tavoloni. Crispelle sexy. Appena calde. Oh, sì. Attenzione, siamo arrivati al secondo. Spezzatino di cervo con polenta. E pelo che togliamo. Mio, sexy. Tavolata molto molesta. Ragazzi, post pranzo, siamo risaliti in macchina. Adesso c'è qualcuno di sexy lì che farà un po' di sterrato bello manzo. Chicco è sempre carico. E qualcuno è tutto sexy. Bello come sono. Bella! Andiamo. C'è un disagio nell'aria, ragazzi, che è pesantissimo. Allora, dopo aver fatto un po' di strada, siamo anche arrivati qui dove passeremo la notte. Adesso prima ci laviamo, poi andiamo a cena. No, perché lavarci? La doccia fa schifo. Chicco è una persona orribile. Ed entrando in camera, bello legnoso, doppio letto, balconcino e bagno. Allora, ragazzi, come avete visto la carrellata di immagini sexy, abbiamo cenato qui nell'hotel dove staremo stanotte. Adesso stiamo pensando se andare a fare un giro in notturna oppure no. Chicco?
cosa? Diffidate da Chicco. E detto ciò, boh, o ci vediamo domani o ci vediamo in macchina, quindi divertitevi. E buongiorno ragazzi, è mattino, abbiamo già colazionato io e il magico sexy Chicco. E adesso abbiamo deciso, perché l'opzione erano due: o fare il giro da mezz'uomini facile, semplice, con le rose e i fiorellini, oppure abbiamo deciso di fare il giro quello tosto, quindi che dove ci devasteremo, ci spaccheremo. Che solo noi possiamo fare, solo i Panda Hold possono farlo, perché sono strette. Il giro che faremo oggi è tecnico perché è molto stretto e ci saranno dei percorsi in pendenza con delle curve molto strette, quindi solo noi riusciamo a farlo. Quindi solo chi ha il mezzo adatto può farlo. Esatto. E noi, come vedete, lancio di comando sexy, tutto carico. E ovviamente, nel dubbio, c'è sempre un po' di benzina per aiutarci a salire meglio. Ma questo, forse per dopo. Madonna. Purtroppo la pendenza non si vede, ma non si siamo così in questo momento. Adesso no, però figa. Mamma mia, ecco, si ritorna più o meno in piano. Pronto. Abbiamo le gomme d'autostrada dietro. Abbiamo anche il kit di pronto soccorso che non si sa mai. Abbiamo di tutto e di più. Siamo belli carichi, abbiamo soprattutto la grappa. Ma il kit di pronto soccorso in cosa consiste? In blasfemia. Cioè peggio, anche ci butti dentro. Forse benzina sul fuoco. Ragazzi, qua adesso curva stretta e qua si fa sul serio. Ragazzi, qua bisogna avere la trazione anche sulle mani. 4x8 qua. Altre 4x4. Sì, cazzo. Maronna. Mamma mia. Che succoso. Che mezzo. Comunque confermo che i guanti mi stanno aiutando, eh. Ma veramente mi danno più dritto. È una sensazione magica, ragazzi. Siamo proprio su una mulattiera fatta proprio male, male, però è bello. Madonna, ma va. Oh, sì. Qua, attenzione. Ti ricordo che la GoPro è stabilizzata, quindi. Oh, manco l'ho sentito. Manco l'ho sentito. Ma questo è come spalmare la Nutella sul pane per il pandino. Madonna, ma fa. Ok. Vai. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. La Panda Blu aveva solo un problema, che la pompa della benza non tirava su niente. Un po' accrocchiando è ripartita. Adesso noi siamo di nuovo in macchina, che stiamo percorrendo sempre una strada molto sexy e ghiaiosa, piena di sassi. Ma tanto a Chicco. Oh, guardalo. Sì, Madonna. Madonna, questa è succosissima. Mamma mia. Dal nulla, dietro una curva, così. Ma a noi piace. Giù di gas e via, dai. Qui è l'ora dell'aperitivo. Vediamo profumo di griglia, sentiamo profumo di griglia. E adesso giù col cibo. Ultima pausa pranzo, succosa anche questa. Adesso vediamo il da farsi. C'è già qua pronto il vinello, già stappato, perché ovviamente devo assaporarlo prima di vedere se è buono. Abbiamo iniziato con la pasta col salmì di cervo. Pasta bella succosa. Sì, e Chicco si sta sgranando tutta la pasta col fungo. C'è lo slow motion. È arrivato il secondo, gente. Chicco lo usa bello succoso. Guarda come brilla. Guarda come brilla. No, zio, i brividi. Manzo con non so che cosa sopra. Madonna, no. Come entra, esce. No. Ed ecco il dolce: torta succosa, cioccolato, marmellata di fico. Un po' di tutto, ecco. Guarda col dito bello unto. Guarda come la spreme che deve mangiare. Passano la fetta. Alle mele. Io rubo il cioccolato. C'è le mele. E posto dolce. E tutto il pranzo che abbiamo fatto anche oggi. Adesso c'è il bisogno di cambiare le gomme, togliere il tassellino, mettere di nuovo le stradali, perché in autostrada sennò ci spacchiamo. E quindi adesso, con magico aiuto di Panda Travelers, che ha il suo sexy trapano, così almeno non bestemmiamo a mano, facciamo tutto e nel giro di vedrete la macchina sistemata. Ragazzi, abbiamo cambiato le gomme, come vedete siamo ritornati nell'abitacolo della Panda.
E adesso purtroppo il video finisce qui, perché grazie ai pandisti Camune abbiamo fatto veramente una bella esperienza. Grazie a Geek che ci ha ospitato nel suo sexy mezzo, come potete vedere, bello. Madonna. Bello militaroso, tutto camouflage. E ragazzi, vi lascio qua sotto in descrizione tutti i contatti dei pandisti Camune, che sono veramente sexy e magici. Se avete anche voi una panda 4x4 bella tosta, venite con loro e faranno qualcosa in inverno, quindi state sintonizzati. Detto questo, spero che questo tipo di video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, non fate i merluzzi, fatelo ora. E come sempre ci vediamo ogni domenica per un nuovo video. Da me e Chicco, si adesso il semaforo verde, si va a casa. Ciao!